Allora, grazie ovviamente di essere qui e di parlare di Figli, questo bellissimo film. Domanda subito per i due protagonisti. C'è sempre un momento nella vita in cui un genitore ti dice: quando avrai un figlio capirai cosa voglio dire, quando me la prendo con te, eccetera, eccetera. Ecco, voi siete riusciti a capire tutto quello che c'è da capire, vi è rimasta qualche incertezza e il film vi ha aiutato un pochino in questo senso. A me non me l'ha mai detto nessuno, quando sarai padre capirai, e questo la prendo come una botta di culo, diciamo, ecco. Perché già da questa frase uno ha un'aspettativa di oddio, sarò capace, non sarò capace, eccetera. Quindi immaginiamo da dove può partire l'ansia. Credo di non aver. L'unica cosa che ho capito, se vogliamo parlare insomma, della sfera personale, è che meno si capisce e più si va avanti leggeri, liberi di volere bene, di amare, di essere amati. Quindi tutte le volte che uno ha provato a mettere in campo la pedagogia, no? Il pensiero, come si dice, cioè pensare cosa penserebbe il bambino, se, cioè, ogni volta che ho messo in campo questo sono stato con l'angoscia io e probabilmente ho pure sbagliato tutto. Quindi, diciamo che sto imparando la naturalezza di questa esperienza, perché di questo dovremmo parlare, nonostante i problemi, e il film li racconta. Insomma, i figli arrivano con un carico di cose nuove, non sono problemi, sono cose nuove da affrontare. Poi ci stanno le dinamiche pratiche che sono complesse, tipo quelle del lavoro o della disoccupazione, però emotivamente credo che sia esclusivamente una novità che vada presa come un'occasione, mai come una demolizione totale. No, a me è capitato, quando sarai madre capirai, e ho capito, ma non è che ho compreso, ho capito cosa volesse dire, quindi tutto il carico di ansie, di cose che riguardano i figli, quindi mi sono state consegnate, io sono diventata madre e ho capito, e quindi c'è tutto questo bel pacchetto di cose, di ansie che in questo devo dire somiglio molto insomma, al personaggio che interpreto, o comunque ai problemi, alle cose che affrontiamo. In questa coppia, insomma, in questa storia. Però sì, sono d'accordo con quello che dice Valerio, insomma, forse bisognerebbe lasciar correre un po' e evitare di pensare di poter programmare o gestire tutto quello che verrà, quello che accadrà, prevenire e cercare di proteggere dalle paure che forse avranno. Ecco, questo forse diventa deleterio per tutti quanti. Giuseppe, tu hai detto in più occasioni che questo è un film di Mattia Torre, però lui ti ha scelto e questo è un elemento fortissimo. Cosa hai portato di tuo in Figli? Ah, diciamo, ci sono alcuni aspetti ovviamente che mi interessavano di più, perché ovviamente non avendo figli non è che potevo portare un'esperienza, riferirmi a un'esperienza proprio mia, personale. Però innanzitutto c'è l'aspetto anche dell'essere a tua volta figlio, e ovviamente è una cosa in cui mi riconoscevo molto, e devo dire anche tante dinamiche di coppia poi, cioè sono secondo me anche coppie che non hanno figli. Magari ci sono pressioni di altro tipo, cioè, però poi le dinamiche sono sempre quelle lì, quindi questi sono aspetti in cui insomma io ho sentito di più. Poi il mio è stato un lavoro comunque di attenzione verso la sceneggiatura, perché non poteva essere altrimenti, quindi ma penso di essermi messo molto a servizio della scrittura di Mattia. Secondo voi che cosa ha guadagnato il testo di Mattia nel passaggio al cinema, nell'adattamento per il cinema? Ma io spero intanto che non ci abbia perso nessuno. Esatto, Saremmo, auguriamoci filmeremo sempre per questo, perché. questo. E la lettura del copione era una lettura comunque travolgente, anche perché poi Mattia aveva questa grossa capacità, anche se era uno sforzo estremo per lui quello di scrivere, però dicevamo prima delle didascalie che sono dei piccoli, che ne so, aforismi o piccoli film, già una didascalia. La messa in scena comunque spoglia un po' la scrittura, ma veste pure qualcos'altro, cioè il tema, il contenuto, come trattare la situazione che si sta raccontando. Quindi credo che, spero non abbia veramente perso niente. Questo posso dire.